Ti chiedo subito, Mirko, risultato giusto? Ma è stata una partita vincente, noi l'abbiamo giocata come l'avevamo preparata, cercando di attendere il Pescara e poi farli male nella profondità. Siamo riusciti a passare in vantaggio e le sensazioni erano positive in campo, e quindi penso che l'unico modo in cui il Pescara poteva farci gol era un calcio piazzato, e purtroppo ci sono riusciti, però siamo contenti, dobbiamo continuare su questa strada e cercare ogni partita di portare a casa il massimo. Parliamo un attimo di Crimi, c'è stato questo infortunio nel match, a gara in corso, cosa sapete, perché abbiamo visto uscire il giocatore in barella? Ma al momento non sappiamo ancora niente, sicuramente farà degli esami per vedere quello che è successo. È andato in ospedale? Credo di sì, e ci dispiace tantissimo perché per noi è un giocatore importante, quindi speriamo per noi che non sia nulla di grave, però gli faccio un grosso in bocca al lupo e spero veramente che non sia niente di grave. Virtus Entella che resta imbattuta in questo campionato, oggi però avete subito il primo gol in questa stagione, tra l'altro sul calcio di punizione. Sì, come ho detto prima, le sensazioni erano positive, in campo eravamo messi molto bene, sì, subivamo le azioni del Pescara come è normale che sia, perché loro tentavano, si sbilanciavano un pochino, forse potevamo sfruttare meglio qualche contropiede e cercare di raddoppiare, però va bene così, ripartiamo da questo pareggio che ci dà continuità nei risultati e continuiamo per la nostra strada. Possiamo dire che sul piano del gioco non è stata però una gara granché spettacolare, pochissimi tiri nello specchio della porta dall'una e dall'altra parte, squadre che si sono un po' annullate. Sì, è normale, c'era anche un po' di caldo, quindi era normale. Noi siamo riusciti a portare la partita dalla nostra parte, quindi era il Pescara che doveva un po' cercare di portare la partita in parità. Noi siamo stati bravi a difenderci e a ripartire, però come ho detto potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, così non è stato e purtroppo portiamo a casa un pareggio. Un giudizio sul Pescara e poi qual è l'obiettivo della Virtus Entella in questa stagione? Ma il Pescara è una squadra di assoluto valore, quindi come posso dire, è stato un pareggio sofferto e come ho detto peccato, perché potevamo portare a casa i tre punti, però penso che sicuramente dirà la sua in questo campionato. Per quanto riguarda noi, noi ragioniamo di partita in partita, il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza quanto prima, però dobbiamo ragionare che ogni partita dobbiamo portare a casa il massimo.